Pronto, Rete 8? Pronto, buongiorno, scusi, chiamo per Buongiorno. avere un'informazione perché dovrei prenotare i miei genitori sul sito della regione per le vaccinazioni anti-Covid, Sì. però non riesco mai a entrare nel sito, non riesco a capire come devo fare, insomma, siccome so che siete attenti a servizi di Sì, questo signora, genere, guardi. volevo capire cosa fare. Certo, innanzitutto le dico che da oggi il sito sembra sbloccato, quindi se ieri ha avuto dei problemi che sono anche segnalati sul sito stesso, da oggi sembra sbloccato. Quello che forse non tutti riescono ad avvertire immediatamente è che bisogna, oltre che andare sul portale sanità della Regione Abruzzo, anche cliccare sull'icona dove è scritto servizi online e poi da lì vedrà che troverà la strada. Va bene, signora? Va bene, grazie, gentilissima, buona Prego, giornata, buon prego, lavoro. buona giornata. Ecco, questo è quello che accade più o meno tutti i giorni proprio qui a Rete 8, perché insomma i cittadini come sempre ci considerano anche una sorta di televisione di servizio e quindi abbiamo sempre dato delle informazioni laddove possiamo arrivare, dove non possiamo arrivare facciamo invece ricorso agli esperti. Vediamo subito che nella pagina non c'è una icona, un francobollo, insomma, da premere immediatamente che conduce al vaccino. C'è sì in primo piano, addirittura scritto in rosso, il chiarimento che riguarda il blocco del sistema, della piattaforma nel primo giorno, cioè ieri, però io come faccio a capire dove vado a manifestare il mio interesse nei confronti del vaccino? Dicevo, non c'è una sorta di, così, di icona come questa, ben visibile, però devo sapere che per farlo devo cliccare qui, servizi online. C'è la fotografia dell'assessore alla sanità, Nicoletta Verici, sono una serie di informazioni sulla sanità, ma non vedo esattamente un'icona che mi dice clicca qui per esprimere l'interesse. Allora anche qui devo sapere, accedi ai servizi e finalmente accedi ai servizi fra i cosa puoi fare. Figura Covid-19 vaccini, piattaforma per le raccolte delle manifestazioni di interesse alla vaccinazione, riservato agli ultra-ottantenni, a persone con disabilità e fragilità. Accedi. C'è tutta la spiegazione con le categorie appunto che possono prenotarsi, ci sono anche i numeri di telefono, è tutto ben spiegato, però ancora non arrivo effettivamente alla manifestazione di interesse. Di nuovo accedi ai servizi e finalmente metto il codice fiscale, metto l'identificativo della tessera sanitaria e vado avanti così. Allora, prima di riepilogare velocemente i passaggi, vi ricordo che iscriversi non significa prenotarsi, quindi l'ordine di iscrizione al portale e alla piattaforma non significa che è l'ordine in cui verrete chiamati per il vaccino, sono manifestazioni di interesse. Comunque, riepiloghiamo velocemente: sanità.regione.abruzzo.it, questo è l'indirizzo da digitare. Una volta entrati nel portale Sanità della Regione Abruzzo, si clicca su Servizi online, poi si clicca su Accedi ai servizi, poi di nuovo Accedi. Poi accedi al servizio e infine ci si iscrive. Questo è tutto, speriamo sia utile.